Amici deiltornante.it, buonasera. Martedì 16 giugno 2020, un'altra straordinaria live con un altro straordinario ospite, il papà di tutte le Osella dalla Pia 16 in avanti, dall'inizio degli anni 90 ad ora, le ha firmate tutte lui con altri splendidi colleghi a supporto. Benvenuto all'ingegner Giuseppe Angiulli. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie per essersi fatto sottrarre un po' del suo prezioso tempo. Sappiamo che in qualità di direttore tecnico della MAT, insomma, Manifattura Automobili Torino, se male non ricordo, lei insomma non manca di impegni certamente, insomma il suo rapporto con Osella è anche proficuo e ha varie consulenze, per cui la ringraziamo in anticipo per l'opportunità che ci sta dando e diciamo che è sempre stato molto gentile nei nostri confronti anche in altre uscite. E, beh, ingegnere, come ha passato questo periodo travagliato che è quello di quarantena, che è stato quello di quarantena? Come tutti, a casa, a lavorare in smart working per 2 mesi e poi pian piano siamo rientrati tutti in sede. Adesso stiamo ancora, diciamo, qui a Torino nell'ufficio tecnico a scartamento ridotto con i divisori di plexiglass, ma insomma abbiamo ripreso. Bene, perfetto. Beh, allora anticipiamo subito. Non ci siamo mai fermati, diciamo così, ma adesso abbiamo ripreso bene. Beh, certo, sì. Anticipiamo che con l'ingegnere, non solo, speriamo anche con Enzo Osella, con anche la collaborazione di Gianni Tommazzoni, abbiamo pensato che nel futuro prossimo vorremmo fare uno speciale dedicato segnatamente all'Osella. Ovviamente è un argomento che tratteremo anche un po' stasera, ma delineeremo anche quelle che sono state altre bellissime esperienze del nostro Giuseppe Angiulli, fra cui la 4C Furore, che insomma comanda per adesso il sondaggio riferito alle due 4C da combattimento utilizzate in salita. Ingegnere, lei si laurea all'Università Federico II di Napoli e insomma subito comincia a lavorare nel mondo dell'automobile. Sì, diciamo, ho fatto un anno alla Alfa Romeo Avio, diciamo motore di aerei. Nel frattempo ero commissario tecnico della XAI, avevo fatto un po' di domande e colloqui e poi alla fine, dopo neanche un anno, Osella mi ha chiamato, anche grazie al fatto che aveva aperto un'attività al sud con dei finanziamenti della legge 219 post terremoto 80, e quindi sono partito da lì e sono andati avanti. Sono 30 anni che lavoro per Osella. Beh sì, mi pare che la Pia 16 sia datata 1991, se male non ricordo, quindi esatto. Quindi insomma tutte, come suggeriva giustamente il nostro Antonino Lavecchia, tutte le Osella di nuova concessione, di nuova generazione, sono state firmate dal buon Giuseppe Angiulli. Un percorso tecnico sicuramente premiante all'interno delle PA di Casa Osella, no? Oggi ci troviamo a commentare quelle che sono le straordinarie performance espresse oggi con Merli, prima con Fagioli, dalla FA30, che resta la miraglia di casa, una vettura che ovviamente lei conosce più che bene, no? Dopo 12 anni, il fatto che questa vettura vada ancora così forte, a che cosa lo dobbiamo? Insomma, evidentemente un progetto sano, un progetto di assoluto valore, ma restare così competitivi per tutto questo tempo, ci dica cosa c'è dietro. Vabbè, come diceva lei, un progetto nato bene. Tra l'altro l'FA30 è l'evoluzione di un percorso nuovo nato nel 2000, con il PA21, e lì è stato davvero un cambiamento totale del che modo... è la macchina a cui lei tiene di più, se male non ricordo. Sì, diciamo che PA16, PA20 comunque risentivano ancora della struttura del telaio, diciamo così, delle vecchie Osella, anche se c'era dei grossi cambiamenti. Però con la PA21 è come se si fosse creata una piattaforma sulla quale poi sono stati sviluppati i PA21 nelle varie versioni, PA27, FA30 e così via. E il fatto che una vettura vada ancora bene dipende molto dal fatto che ci sono stati sempre ottimi piloti a guidarla e quindi hanno sempre dato
delle informazioni importanti per la messa a punto e per l'evoluzione. Non, la macchina di un anno non è mai uguale a quella dell'anno precedente e poi c'è un grosso sviluppo fatto sulle gomme da parte dei vari costruttori di gomme. Osella si è sempre, diciamo così, curato nel fare le messe a punto, negli sviluppi tecnici, fare in modo che la vettura sposasse al meglio, diciamo, pneumatici che venivano utilizzati, insomma. Beh, comunque lei ci insegna, ingegnere, che neanche la migliore gomma potrebbe scavalcare quelle che sarebbero le deficienze di un telaio. Se un altro telaio funziona, ovviamente è soltanto validato ancora di più da delle coperture efficienti. Quindi, insomma, sì. Il fatto è, insomma, Però c'è anche Norma, c'è Osella, c'era Lucchini, insomma, non è che sono macchine di secondo livello. No, assolutamente, ma Vantaggio è infatti. stato quello di avere prima Irlando, poi Fagioli, poi Merli, cioè sempre persone molto veloci che hanno dato un grande aiuto nella messa a punto della vettura. Osella poi che ha un'esperienza enorme negli sviluppi delle in salita, anche credo che una grandissima fetta della messa a punto è merito suo. Quanto è cresciuta la FA30 nel tempo? Cioè, dovendo dare dei dati indicativi, visto il tempo che è passato, abbiamo un dato al chilometro medio o un indice di downforce, cioè qualcosa che restituisca con più prossimità il miglioramento dell'FA30? Allora, per quanto riguarda i tempi sul chilometro non sono informato, ma lì basta prendere le classifiche e si possono vedere facilmente. In termini invece di downforce, di carico, diciamo, aerodinamico verticale, sicuramente c'è stato una grandissima evoluzione durante gli anni. Secondo me adesso dovremmo essere, credo, quasi al doppio del carico aerodinamico rispetto a quando è uscita la macchina. Cioè addirittura il 100% in più. Sì. Ma è un dato veramente impressionante. Sì. Ingegnere, ma. Parliamo di quasi una tonnellata di carico a 200 e passa all'ora. Mi ha anticipato perché io stavo per chiederle che quanto riuscisse a Dipende esprimere il dagli carico assetti. verticale. Esatto. Dipende dagli assetti, ma in generale diciamo che se non raggiungiamo la tonnellata, siamo intorno ai 800-900 kg, a 200 all'ora, ovviamente. Beh, senz'altro un dato. Beh, ingegnere, questo dato non chiama in causa anche le caratteristiche flesso-torsionali del telaio che deve sopportare comunque queste sollecitazioni? Beh, Finché la macchina va bene, vuol dire che ce la fa. sicuramente sì, evidentemente è stato dimensionato bene il telaio per sopportare. Insomma, lei ci insegna che un progetto che si evolve fino ad esprimere il doppio della downforce che generava all'inizio, evidentemente aveva dei margini di sovrabbondanza strutturale importanti. Anche sul telaio si sono fatti degli interventi durante gli anni, eh? Non è Sì. soltanto. Beh, sì, prima era per dire, prima c'erano dei pannelli in alluminio che erano rivettati, adesso sono incollati e sono in fibra di carbonio, più leggeri, più resistenti e più altre varie, insomma, vari aggiustaggi fatti nei rinforzi degli attacchi delle sospensioni, nei fissaggi motore, a seconda poi tra l'altro delle varie motorizzazioni, quindi insomma il telaio in sé è importante, ma è tutto l'insieme, cioè non è soltanto il telaio, perché il telaio poi si accoppia al motore, che si accoppia al cambio, che si accoppia alle sospensioni, che si accoppia a tutta questa cosa, quindi alla fine la cosa importante è la torsione generale della macchina, la torsione sul Certo, piatto, come si dice. assolutamente sì. Beh, sì, perché poi la macchina non è un monolite, ma è un composito di tanti elementi, ognuno Esatto, di loro ha una risposta, certo, elastica integrarli diversa. tutti insieme nel migliore dei modi in maniera tale da avere una rigidezza globale che sia sufficiente a reggere tutti i carichi aerodinamici, forze di spinta laterale, di frenata, accelerazione, tutto quanto. Beh, insomma, quando si passò dalla 21S alla 30, insomma, evidentemente si trovarono subito delle quote dimensionali generali entro cui lavorare e C'era anche un aspetto importantissimo, che è l'aspetto aerodinamico, cioè
l'FA30 è tutta chiusa, c'è soltanto l'apertura del pilota e un roll bar che insomma, è il minimo indispensabile, per cui anche dal punto di vista aerodinamico l'FA30 gode di diciamo questo vantaggio, nonché di un generoso diffusore e tanta potenza in più. Insomma. Probabilmente la configurazione monoposto, ingegnere, confluisce anche una vena fluida migliore alla vettura, certo. Rispetto alla... di recente Enzo Sella ci diceva che a suo modo di vedere la PA30 ben evoluta non ha nulla da invidiare in performance pura rispetto all'FA. Ma sì, diciamo che sono vetture molto simili. La differenza è il roll bar, fondamentalmente. Per cui il roll bar è il fatto che sia aperta. Quindi se si va su piste, su circuiti, diciamo, su tracciati, non, diciamo, dove non c'è una velocità di punta che possa fare la differenza, e allora le macchine sono assolutamente equivalenti. Antonino, sì, la vecchia è chiaro, se devo fare 250 all'ora è ovvio che la FA30 va un po' meglio, però insomma sì, nei tornanti, nel medio stretto, insomma le macchine vanno meglio. E a volte la sentiamo poco, ingegnere, si sì, tende ad abbassarsi un po' la voce. Okay. Probabilmente sì. Antonino Lavecchia, un caro saluto all'ingegnere Angiulli, insomma Lavecchia in privato decanta sempre straordinariamente il suo metodo di lavoro. Carmine Napoletano, un altro tecnico prestato alle corse, buonasera a tutti, grande ingegnere, Beniamino Sigla, Pino Pellicori e quant'altro. Cosa dire? Saluto tutti. Sebbene lei insomma abbia portato avanti un lavoro importantissimo sulla FA30 a supporto di tanti straordinari campioni che lei ha citato, negli ultimi anni ha manifestato una particolare, tra virgolette, ammirazione per la piccola di casa, per quella che sta all'antipolo dell'FA30, che altro non è che la Junior B, che riprende insomma pari pari molti degli stilemi e dei tratti tecnici delle Osella. Ci motivi questa sua propensione alla B? Prima di tutto perché l'ultima nata è sempre la più bella. Poi la principessa di casa. Le piccoline sono sempre le più belle. E poi perché è davvero una bella sfida tecnica. Anziché andare su potenze, su coppie elevate, tanta elettronica e cose varie, alla fine abbiamo detto l'ha detto Osella, per la verità io mi sono trovato d'accordo subito, e facciamo una macchina che pesi poco, che sia leggera, e infatti ci siamo messi a fare un po' di conti e alla fine avevo detto, prima ancora che uscisse, che questa macchina avrebbe dato filo da torcere ai CN2. E di fatto poi è stata anche molto stimolante, perché non avevo mai fatto e mai pensato di poter fare una trasmissione a catena, per cui mi sono andato a studiare tutta la tecnica della trasmissione con la catena, l'interassi, tutta una storia, e alla fine è venuta fuori una macchinetta con una distribuzione di pesi eccezionale, leggera e quindi facile, sincera, insomma è davvero un bel oggetto. Beh, io le rimbalzo due considerazioni del nostro caro Don Enzo, no? Don Enzo mi rispose con grande schiettezza in una intervista esclusiva rilasciatami qualche anno fa, quando gli chiesi: è vero che lei ha detto una volta che piuttosto che fare un'auto con motore da moto smetteva di fare il costruttore? Lui ha detto: ebbene sì, caro Francesco, sì, sì. Pago dazio, questa cosa la dissi. E poi un'altra cosa che mi ha detto, caro Francesco, quella che è la migliore è quella che ha il motore più piccolo, ma è anche quella che costa di più per farla essere più leggera, e parlava dell'Osellina 1000. Beh sì, anche questo è vero, diciamo che farla a 370 kg non è facile, perché comunque, tornando al discorso della piattaforma a cui accennavo prima, il telaio è sempre, diciamo così, figlio di quella piattaforma, quindi anche dal punto di vista della rigidezza, della sicurezza, tutte queste cose qui, il telaio, diciamo, la vasca e tutto il resto è sempre, diciamo così, fa sempre riferimento a quel famoso PA21 degli anni. Ma quindi c'è questa
famosa, celebre modularità dell'Osella. Esiste davvero? Cioè, se io dentro un telaio 21S, io cioè, posso costruirci attorno più modelli? No, non è proprio così, perché diciamo la struttura di gli base... Gli attacchi del posteriore, forse. Oh, cambiano l'attacco posteriore, cambiano dei punti di fissaggio per le sospensioni. Cioè, diciamo, l'80% è quello. Però poi ci sono delle particolarità che alla diciamo fine, la cellula abitativa è quella più o meno. Dove smontare tanta roba per rimontarla, quindi alla fine non vale la pena. Però diciamo la struttura, l'idea, la piattaforma è quella. Ecco. Sì, il layout di base. Esatto. Fabio Cavallini, un saluto all'ingegnere. Fabio Cavallini è un suo tifoso e un musulmano quando si parla di Giuseppe Angiulli, perché sogna che lei possa periziare la X19, quindi la barra 9, con cui il buon Manuel Dondi semina il panico e il terrore per le cronoscalate di tutta Italia e di tutta Europa. Insomma, questa monellina cinquantenne che fa lo sgambetto a tutte queste sport car ben più cavallate e moderne. Ingegnere, come la valuta? Tanti complimenti al pilota, ai preparatori, ed è veramente bellissimo. La dimostrazione che il peso è importantissimo. Assolutamente. Comunque, sì. Che io non ho il piacere di conoscere personalmente Manuel Dondi, ma gli faccio i complimenti perché è davvero molto molto bravo. Sia come pilota, ma anche nella messa a punto e nel dare indicazioni ai tecnici, perché i tecnici possono fare, possono dire, ma se non hanno le indicazioni precise e difficilmente possono inventarsi qualcosa. E beh, lì il capitano della truppa è il buon Leo Cavallini, l'anziano motorista, bravissimo. Poi c'è Fabio, il suo erede, e poi c'è Manuel. Quindi sono tre nomi che riescono a sprigionare tante prestazioni. Arrivano i saluti anche da Giovanni Arosio, grande ingegner Ah, Beppe. Ciao. ciao Giovanni. Giovanni era un mio collega in Alfa Corse, grande, sì, grande campista. Ricorre sempre. Mi ha insegnato sì. molto. Sì. È una persona eccezionale. Fortunato Zoccoli, la vedremo nelle salite 2021. Immaginiamo che l'ingegner Giuseppe Angiulli abbia tutta la voglia di frequentare ancora le salite. E non solo. Davide Fergolino ha anticipato quello che sarebbe stato un motivo di interesse, perché insomma Osella nell'intervista ci diceva anni fa, non sospettando che Comerli avrebbe poi potuto vincere tanto, se ci sarà una nuova versione della FA30. Dovete chiederlo al signor Vincenzo Osella. Luigi Sambuco, ciao maestro da Luigi Sambuco, insomma, il nostro Gigino sempre affettuoso nei confronti di Giuseppe Angiulli. Beh, le faccio una domanda prima poi di andare a vedere delle foto assolutamente inedite che lei gentilmente ci ha concesso. Ma fare una FA30 con la cellula in carbonio, insomma, sarebbe un'operazione troppo onerosa? Ancora una volta la domanda va rivolta al signor Rosello. Lei, insomma, potrebbe fare l'onorevole, ingegnere. No, non posso fare. Io ho un telaio disegnato non so quanti anni fa, 15 anni fa forse, e è rimasto lì sul computer. Ah, addirittura, quindi lo scoop degli scoop è che la FA30 carbonica sia già non pronta in era ancora recondito. FA30, era PA21 ancora. Addirittura, Manuel Dondi. 2006. Grazie, sarà sicuramente un piacere conoscersi di persona. Un saluto e complimenti per la carriera. Sergio Losardo, un saluto al mio compagno di avventure. Gennaro Viatore, quelli delle salite, la pagina da lui curata. Buonasera a tutti da Cosenza. Beh, insomma, questo è uno scoopone di quelli veramente a terabyte. Il 21S in carbonio che è stato progettato già 14 anni fa. Io credo 2006 o 2005, una cosa del genere. E quindi, ingegnere, 14 anni, in 14 anni si fanno gli editti, si cambiano le repubbliche, si cambiano le costituzioni. Non è un progetto, è uno studio, non è un progetto. Diciamo un'idea, Se è stato un ecco. progetto sarebbe venuto fuori, uno studio. Bene, Un'idea poteva bene, bene. essere. Diciamo che i risultati straordinari dell'FA30 hanno, diciamo così, messo in secondo piano questo studio No, che bisognava comunque. essere pronti, come ha sempre fatto Osella, come mi ha sempre insegnato e come diciamo, abbiamo nel DNA
chiunque fa le gare con lo spirito di non darsi, di non fermarsi mai, devi sempre vedere cosa può succedere, e allora uno si prepara. Poi nel cassetto c'è qualcosa, se serve quel qualcosa lo si tira fuori, altrimenti rimane lì. Bene, abbiamo motivo di credere che quello studio possa essere competitivo, potrebbe essere competitivo pure ai giorni nostri, quindi speriamo. Dopo 15 anni ho qualche dubbio, però insomma. Vabbè, no, poi ci mettiamo le mani un po'. Con gli aggiornamenti del caso, ovviamente, no? La quota di base dovrebbe essere comunque sicuramente di alto livello. Bene, andiamo a vedere con l'ausilio prezioso, decisivo di Pietro Vizzari, che come al solito cura la regia tecnica, delle immagini molto belle di una formula alternativa che lei aveva concepito nel 2006 o 2007, insomma, una formula con la guida laterale. No, non era concepito io, era uno studio che avevamo fatto con Osella e con Sergio Beccio. Infatti, che è l'aerodinamico, insomma, sì, il suo infatti partner. Il file che voi avete è un file di carrozzerie che ha fatto Sergio. Eccolo qui, è un primo studio di come poteva essere una vettura monoposto. Poi c'è stata l'evoluzione e quindi abbiamo messo il posto del pilota al centro. Sì, ma voglio dire, dal punto di vista tecnico, comunque, insomma, aveva anche dei suoi, voglio dire, valori assoluti questo posto guida laterale. Poi perché è stato privilegiato quello centrale? Per la ripartizione di pesi e anche perché il pilota, comunque, se è seduto al centro, ha una visione migliore di tutta la strada. E anche dal punto di vista aerodinamico è migliore perché la parte laterale dell'alettone è la parte che lavora di più, in quanto risente meno dei disturbi dovuti alla, diciamo, alla presenza di una persona lì davanti col casco, presare motore, poggiatesta e tutto il resto. Per cui metterlo al centro dava indubbio vantaggi. Penso anche dal punto di vista della sicurezza, a livello concettuale, certo. Spazio di sopravvivenza uguale in tutte le direzioni. Il nostro Franco Chiarella, come avevamo già fatto noi nei giorni scorsi, ricorda anche la sua supervisione del progetto Elia, quindi andiamo Sì. a tratteggiare anche Sì, l'esperienza. Sì. Bravissima persona, bravissima persona. Saluto i figli con i quali sono sempre in contatto. Tommaso ha da poco sfornato, grazie a sua moglie Cinzia Cantaffi, ingegnere e direttore tecnico di casa, Leonardino Junior. Quindi, Ah, insomma, è arrivata questa grande gioia in casa Elia. bene, contento. Sì, e beh, del professore abbiamo tutti uno straordinario Sì. ricordo, e lei è stato un supervisore del Sì. progetto del traliccio. Bene, quindi anche questo rigo nel curriculum del nostro ingegnere. Le prove di omologazione della vettura, le prove di schiacciamento del roll cage davanti e dietro. Sì, perfetto, perfetto, Altro è perfetto. stato uno dei primi lavori del 2008. Sì, perfetto. Beh, ormai qui vediamo la Evo 18, la prima gara a Gambarie, guidata dal veterano Franco Ferragina, nelle foto proposte da Pietro Vizzari. Una macchina, parliamo di sport, perché tra un po' passeremo alle turismo o alle GT, una macchina che avrebbe sempre voluto fare e per qualche motivo non è riuscito a fare, a parte questa FA 30 o 21S in carbonio di cui ci diceva poco fa. C'è qualcos'altro che è rimasto chiuso nel cassetto e ancora non è stato tirato fuori? No, è quella lì. È Soltanto quella, beh, diciamo, quella lì. Beh, mi sembra già. E invece le è capitato di scorgere in qualche progetto rivale un'idea di cui, diciamo, si è dispiaciuto di non essere stato il primo, voglio dire, realizzatore? Ah, mille volte. Non mi sono certamente dispiaciuto, invece ho guardato, ho cercato di capire il perché di certe scelte. E mi è capitato spesso di applicarle, per esempio. Guardare cosa fanno gli altri è segno di intelligenza, credo. Assolutamente sì, così come farsi venire tanti dubbi. Franco Mercanti chiede: buonasera ingegnere, chi a livello tecnico è stato capace di subirla di più fra Merli e Fagioli? Insomma, il dualismo Coppi Bartali Merli Fagioli tiene Ma sempre il banco, io ingegnere. dico la verità, ho lavorato poco sia con Merli che con Fagioli. Perché in pista, cioè che in salita non andavo spesso, quindi non potrei dire chi è meglio e chi è peggio, per il semplice fatto che ci ho lavorato poco.
Quindi non, dovreste chiederlo ad Osella questo. Ecco, sicuramente lui è uno che le ha vissute di più. Io sempre marginalmente, sempre così, insomma, nelle riunioni qualche volta, ma io avevo le informazioni tramite Osella sempre. Beh, insomma, mi sta veramente aumentando la lista di domande da fare a Lorenzo. Ma sì, io ho tanta pista. Se mi chiede qualcosa su Fabio Francia, rispondo, ecco. Perché Lorenzo mi dice sempre che io sono Monello e che gli faccio troppe domande, insomma, poi si aumenta, diciamo, Il la fatto è che se lui non probabilità. risponde, alla fine si sommano. Esatto, proprio lì. E il nostro Giovanni Arosio vorrebbe che si parlasse un po' di DTM. Io ovviamente le avrei chiesto qualcosa. Lei, grazie al suo mentore, possiamo dirlo, l'ingegnere Tomaini, ebbe a partecipare anche a quella che fu l'esperienza nel DTM. Mi pare che la sua esperienza cominciò proprio col ridefinire il gruppo sospensivo anteriore della 155, no? No, io ho cominciato il 26 giugno, che è la data del mio compleanno, a Sì. Norimberga, come ingegnere di pista, in sostituzione di Tomaini, che è stato poco bene. Ah, perfetto. C'era anche, poi lui ci ha raggiunto e quindi ho Quindi fatto era antecedente anche rispetto a 94. questa cosa. Poi nel 94 io con Tomaini avevo lavorato in Osella per diversi anni. Sì. E quindi alla fine del 94, quando si era visto che la vettura 95 non sarebbe arrivata in Di tempo, gestazione lunga, è stata insomma. lunga più varie cose, alla fine pianta, sentito Maini, per cercare di, diciamo, tamponare questa situazione e quindi andammo con Tomaini e altri meccanici da Dall'Ara, dove sviluppammo in un mese una sospensione anteriore e posteriore modificata, più un po' di roba aerodinamica, un Dove DT. mi sembra che molli ammortizzatori non fossero più coassiali, ma separati. E diciamo che era un'idea di Tomaini, che aveva già, diciamo, studiato in precedenza e aveva disaccoppiato praticamente la molla dall'ammortizzatore, perché all'epoca gli ammortizzatori non erano come quelli di adesso con il tubo grosso, ma erano soltanto con lo Quindi stecco. torcevano magari, no? Si Sì. flettevano in continuazione, per cui sia quando facevi l'assetto, ma in dinamica la McPherson non era il massimo. Allora, secondo Sì, me, ha certo. avuto l'intuizione, la cosa di fare, diciamo così, un cilindro che fungeva da guida per la molla, e di fianco mettere un ammortizzatore, che io le dico era un Quantum dei Formula 3, e è stato messo sia davanti che dietro, quindi è stato disaccoppiato questo montaggio iniziale a tutto vantaggio della rigidezza di tutto il sistema. Infatti Assolutamente sì. da Quindi lì nel 94, cioè nel 95, nel 94 ha fatto grandissimi risultati. Tra l'altro il mio pilota, io ero all'Euroteam con Michael Bartels e facemmo diverse pole position, vincemmo due gare e a un certo punto eravamo l'alfa più avanti in campionato nel sì. 90, a metà stagione, metà luglio, agosto, eravamo davanti a tutte le Sebbene probabilmente Bartels non altre, ma fosse non perché proprio. eravamo noi, perché la macchina era veramente Sì, buona. E la 90, sì. la 95 aveva avuto qualche problema iniziale, cominciava a venire fuori. Insomma, mi viene da dire che a dispetto delle parole che dice, proprio quella macchina, quando la si definisce un laboratorio viaggiante, lo si dice a ragion veduta, proprio perché era un po' una commistione anche di soluzioni utilizzate in altre formule, che non fossero anche turismo. Quindi, insomma, la 155 VCT ha annoverato parecchie soluzioni di parecchi tipi di auto. La vettura 96 era assolutamente, secondo me, più avanti a livello di tecnica, pura tecnica, era più avanti del Formula 1.
Sì, ma lei un giorno mi disse: Francesco, noi abbiamo perso perché c'era la calibra che era 12 centimetri più bassa e il rettilineo andava come il vento. Insomma, questo forse un po' impedì all'Alfa di svettare il 96, a parte qualche problema di affidabilità. Bah, vabbè, quell'anno lì però c'è stato l'ingresso del motore che ha fatto Pino D'Agostino, un ottimo motore, non è una causa in genere che determina una vittoria o una sconfitta, è tutto un discorso globale, ecco, io dico chi fa meno errori vince normalmente, non è chi è più bravo, chi fa meno errori. Stefano D'Angiolella dice che Marco Gramenti ci sta seguendo e ci aspetta con una matriciana sul tavolo. Insomma, lei ha già, io prima. Domenica scorsa ero da lui. Esatto. Mi hanno detto che il tasso calorico era stato sovrabbondante. Quindi... No. Assolutamente corretto. Dipende quanto è il livello, però va bene. Esatto, perfetto. Torniamo seri per un attimo. Bene, lei ha evidentemente ingegnerizzato anche altre vetture. Parliamo di corpulente berline come la Maserati quattro porte, che insomma ha avuto anche il pregio di portare alle competizioni, insomma annovera anche questa esperienza con la Maserati. Com'è appunto lavorare su una berlina che è diciamo connotata, progettata, pensata per altri impieghi? Il regolamento Superstars, che prevedeva varie deroghe, e diciamo, studiando bene il regolamento, uno deve cercare di portare l'acqua al suo mulino, come si dice, no? Quindi studiando e guardando, e poi insomma alla fine la cosa che diciamo più importante è stata una di vedere il motore e avere un motore magari con meno cavalleria, ma sicuramente con un'erogazione migliore e più facile da guidare. Più progressiva, diciamo. Sì, più progressiva. Secondo, curare molto diciamo la parte aerodinamica, e lì ci ha pensato il mio carissimo amico Sergio Beccio. E per quanto riguarda l'aspetto telaistico, l'aspetto diciamo del layout, del packaging della macchina, la macchina era lunga, aveva un passo di 3 metri e 50 mm, quindi diciamo abbiamo... Come una Formula 1. Sì, abbiamo spinto molto per trovare diciamo così un accordo con l'organizzatore, portando dei dati, in particolare il rapporto fra passo e carreggiata, che era troppo sfavorevole per noi, per cui ci hanno concesso un incremento di carreggiata e di larghezza vettura, diciamo così, importante, da renderla uguale, diciamo, simile alle altre. E in più avevamo... Aveva poco impronta rispetto all'estensione longitudinale, ingegnere. Diciamo che aveva un trasferimento di carico laterale penalizzato, perché essendo tanto lunga, alla fine non riusciva in diagonale a essere bilanciata. Però poi avevamo Andrea Bertolini, visto nelle foto, e Alessandro Pierguidi, che ci ha raggiunto dopo la seconda gara, e lì chiaramente quando parli di piloti così è chiaro che diciamo che se perdi è sbagliato, ecco. Sì, se perdi, e vinci e fate il tuo dovere, se perdi è sbagliato, è un'anomalia sicuramente. Bene, arriviamo a circa 3 anni fa, se male non ricordo, mi corregga se arrivo lungo in traiettoria. E la 4C Furore, insomma, sì. Quale fu il primo dialogo con Marco Gramenzi? Cosa le chiese? Allora, Marco, ci siamo visti la prima volta, credo, a settembre. Prima volta a settembre del 2016. Sì, 2016 a settembre. E tramite, insomma, degli amici... sono andato ad Ascoli, ci siamo incontrati, mi ha fatto vedere la 4C senza matriciana, però, ingegnere. No, abbiamo preso la matriciana dopo l'abbiamo presa. E niente, abbiamo guardato sta macchina, io l'avevo vista soltanto in foto, per cui insomma abbiamo fatto queste 2 o 3 ore, insomma, abbiamo guardato, analizzato, visto insomma queste cose qua.
Dopodiché mi chiese se potevo sviluppare questa macchina. E io rifiutai perché dissi che il tipo di vettura, l'approccio, il layout, la filosofia di costruzione, di come è stata pensata, non era, diciamo, in linea con come la pensavo io. Cioè, non riflettava il Non suo modus rifletteva, operandi. cioè io l'avrei fatta in un altro modo, ma non un po' diverso, totalmente diverso. Per cui ho detto, devo evolvere un qualcosa dove non mi ci trovo, per cui sarebbe una perdita di tempo per tutti e due. E quindi, dopo un invito gentilissimo a pranzo, sono andato via e sono andato a Roma. Poi ci siamo visti dopo 2 o 3 settimane ancora. E abbiamo ancora parlato e affrontato questo discorso e io dissi mi dispiace o te la faccio nuova oppure no. E poi così è nato. Beh, insomma, ovviamente questa esigenza presupponeva Io anche non una sapevo quali certa. erano i suoi rapporti con l'ingegnere di Pietro Antonio, della Picchio e tutto quanto, per cui io stavo anche coi piedi di piombo perché insomma. Se la gente fa il lavoro bisogna rispettarlo, onorarlo e non è che uno comincia a sparlare, a dir male queste cose qua. Io ho detto non è quello che io avrei fatto, per cui non voglio neanche metterci le mani perché non voglio, non la sento mia come macchina, ecco. Esatto, beh, insomma, qui siamo davanti a due vetture che dovremmo avere anche qualche immagine. Sfruttano evidentemente lo stesso pianale di base, evidentemente nervato, irrigidito, con tutti gli interventi del caso che lei, se vorrà, ci sostanzierà. Però all'interno di un layout di base simile poi adottano delle soluzioni diverse, non solo in termini motoristici, ma anche in termini di cinematica delle sospensioni e di dimensione delle ruote stesse. Quindi non è solo 4L turbo contro V8, ma è anche 13 contro 18, per parlare un attimino con termini da bar. Cosa l'ha spinta a virare verso la soluzione da 18 e a non stare su quella soluzione 13 che andava a vagheggiare un po' di sport? Perché la macchina non poteva pesare tanto quanto un prototipo. Un prototipo siamo intorno ai 600 kg. Quindi quella macchina lì non poteva, non era, è impossibile farla pesare quella cifra lì. Per cui poi nell'arco degli anni, insomma, ho lavorato molto con le vetture Gran Turismo, quindi con Michelin, con Pirelli. E quindi ho acquisito un po' di informazioni per quanto riguardava le gomme da 18 pollici. Inoltre, la vettura di serie, la 4C, nasce con le ruote da 18 pollici, per cui anche i cinematismi della sospensione anteriore in particolare, i punti di attacco al telaio erano abbastanza fissati, per cui fare una sospensione con dei cerchi da 13 pollici voleva dire cambiare totalmente i punti di attacco, però il telaio in carbonio ha dei punti che sono abbastanza fissi, nel senso che non si può saldare della roba, Sì, cambiare i punti di fissa. Quindi nell'intorno del punto origine uno può muoversi un po', ma non tantissimo. Per cui questa è stata una prima, diciamo, un primo approccio. Poi con una ruota grande uno ha una trazione migliore, per come la penso io. Qualcuno dirà anche no. perché, se, ingegnere, mi corregga se sbaglio, sebbene per via della spalla più alta la circonferenza sia abbastanza simile, però voglio dire. Una ruota più grande probabilmente fa anche un po' meno giri di una più piccola. Non è tanto quello, il fatto è che per esempio una ruota da 13 pollici che ha una spalla molto grande, una parte sostanziale Del della deformazione, molleggio. esattamente, della sospensione, una parte sostanziale è demandata È alla delegata, certo. pneumatica. Per cui gli smorzamenti, cioè il lavoro che fa l'ammortizzatore, una Sì, parte lo fa assolutamente sì. per cui questo è, dicevo, quando dicevo non è mia perché la penso in maniera diversa. Io credo che, cioè sono convinto più che credo, che le gomme devono fare le gomme, le molle devono assorbire l'energia e l'ammortizzatore deve smorzarla. Ma Se io
Sì, all'interno di una struttura infinitamente rigida per non avere elasticità non controllate. Una gomma molto, molto, diciamo, con una spalla molto alta, se il peso della vettura è molto basso, a quel punto diventa come se fosse un po' più rigida rispetto alla gomma. Invece una macchina da 700-800 kg, con una gomma di quel genere lì, la gomma ha delle sollecitazioni e delle deformazioni che non, secondo me, non rendono, diciamo così, tolgono precisione. Tolgono precisione, esattamente, è anche difficile trovare un assetto che sia costante, sì, e controllabile. Per questo è stata fondamentalmente la cosa principale. Poi il motore girato, sicuramente è un motore più facile da gestire. Vi ho consigliato di prendere quello del Formula 3000 e farlo preparare da John Judd, con il quale ci lavoro tuttora, insomma, lo conosco da oltre 20 anni, ed è una persona preparata per bene, e quindi, insomma, perché il problema delle vetture turbo, come siamo arrivati a 500 cavalli, ingegnere, sì, le vetture turbo, il problema è che quando devi fare poi uno sviluppo, hai bisogno di persone, di elettronica, è un bel motore, però lo sviluppo è una cosa che richiede tempo e denaro. Poiché non avevamo né tempo, il denaro non lo so, ma il tempo non c'era per fare tutto questo sviluppo, sicuramente abbiamo detto andiamo su un V8, e quindi siamo, tra l'altro, molto, molto leggero, un motore da corsa, basso e tutto quanto. Interasse abbastanza contenuto, certo. Quindi, insomma, Antonino Lavecchia, la 4C Furore è l'auto tecnologicamente più bella che abbia mai visto in salita, perché pensata per la salita. Insomma, il nostro Antonino Lavecchia non ha dubbi: fra le vetture destinate alle salite e pensate per le salite, secondo lui la sua, la Furore, è la più bella. Nico Pelusi, ingegnere, è un piacere sentirla parlare. Evidentemente sì. E quindi, se male non ho capito, ingegnere, mi corregga se sbaglio, oltre a considerare più premianti le scelte che ci ha evidenziato poc'anzi... No, aspetti, è tutto in teoria, perché fino adesso, sì, certo, non è che si è vinto granché, ecco. Sì, no, voglio dire, ecco, alla base comunque del progetto c'è stato questo, arriveremo anche a quello. Certo. Lei ha scelto anche, sì, un terreno tecnico che le desse più garanzia in caso di esplorazione delle prestazioni stesse, cioè che all'interno di quel progetto lei poteva avere dei dati più precisi entro cui muoversi. Io avevo due capisaldi fondamentali. Uno era il tempo e un altro era il peso e la prestazione. Per cui a un certo punto noi abbiamo cominciato a novembre del 2016, abbiamo cominciato a progettare la macchina. Cioè, dal foglio bianco alla prima carrozzeria, quanto tempo è passato? Era, se non mi ricordo male, ero tornato dagli Stati Uniti, andato a Indianapolis o Daytona, non mi ricordo, a fare una gara endurance. Quando sono tornato ho cominciato, e me lo ricordo perché era venuto con me mio figlio, solo per questo. E quindi il 6, il 7 di novembre abbiamo cominciato, e la macchina è andata per terra a fine maggio. Beh, insomma, parliamo di 7 mesi. Ma abbiamo lavorato sabati, domeniche, Natale, Capodanno, Epifania, giorno, notte e tutto quanto. Dovremmo avere anche delle foto che, insomma, parlano di quelle, sì, insomma... È stata una roba veramente velocissima. Poi qualcosa ci siamo persi per strada, perché in 7 mesi fa tutto questo lavoro. Considera che abbiamo fatto telaio, sospensioni, installazione motore, serbatoio della benzina, l'aerodinamica, la carrozzeria, l'elettronica e tutto quanto. Cioè, 7 mesi. Un lavoro di concerto con Sergio Beccio, immagino. Certo, Sergio Beccio è mio partner da 30 anni. Ma una persona di straordinaria celerità nel rispondere alle mail. Non hai spinto ancora enter che lui ha già risposto ai tuoi quesiti, per quanto complessi siano. Quindi io voglio ringraziarlo pubblicamente, perché è una persona di una squisitezza unica. Dovrebbe vedere che gli ho mandato l'informazione. Se c'è, ma io non lo vorrei, tra virgolette, sedurre per portarlo fra noi nel prossimo appuntamento con lei, perché, insomma, mi affascina molto la figura di quest'uomo che ha fatto macchine tanto valide e, insomma, è rimasto sempre un po' magari in penombra, invece secondo me, a livello di media, invece secondo me merita tante... Non la sento più.
abbiamo visto e a quanto ancora resta da vedere, più o meno come soglia indicativa. È data via la voce, non ho sentito la domanda. Quanto potenziale della furore abbiamo visto fino a questo momento, indicativamente? Ma ce n'è ancora tanto. Se le dico 70 e ne resta 30, lei mi guarda male oppure mi dà No, ragione? no, no, più o meno siamo là. Giuro a tutto il pubblico, dico che non abbiamo preparato nulla con l'ingegnere, quindi siamo, è vero, ingegnere, Sì, no. stiamo assolutamente No, no, andando come una conversazione c'è fra amici. ancora. Guardi, le do un'anticipazione se Marco me lo consente, ma insomma, stiamo preparando di fare. Dovevamo già andare prima, poi il Covid ci ha fermato, ma stiamo organizzando delle prove aerodinamiche in aeroporto per fare una mappatura aerodinamica della macchina e anche con varie idee. Aeroporto dove? Aeroporto, dove volano Aeroporto. gli aerei. È tornato il Langiulli, insomma, rivettato quando serve. Beh, comunque io avevo assistito agli Aerotest a Maggiore e già mi sembra che comunque erano serviti quelli a ottobre per definire qualcosa, soprattutto all'avantreno, eh. Adesso abbiamo strumentato la macchina, quindi avremo i carichi sui puntoni, quindi i carichi sulle ruote, l'altezza da terra della vettura con dei laser, quindi altezza relativa precisa, e in più, avendo montato anche i potenziometri sugli ammortizzatori, diciamo Quindi anche le escursioni precise e tutto. l'escursione, ma no, ma facendo poi la differenza fra l'altezza della vettura reale e l'altezza è, diciamo, lo spostamento dovuto ai potenziometri, la differenza è la deformazione della gomma. E quindi Ah, mi quindi il cosiddetto salto delta, diciamo, dai. quel delta lì che Perfetto. però io posso calcolare perché conoscendo il carico, conoscendo lo spostamento, risalgo alla rigidezza della gomma. E quando devo andare a scegliere le molle, so che ho due molle, una che è la gomma e l'altra quella che metto. Le voglio fare un'altra domanda, ingegnere. È più difficile, sicuramente è diverso, progettare una vettura che si misuri su strada rispetto a una che si misura su pista? Perché insomma, su strada ho il sospetto che le variabili siano più numerose, mentre magari su pista. Su strada dice salita o vetture stradali? No, ecco, è più difficile progettare o più complesso progettare una vettura che si misura nelle gare su strada rispetto a una che si misura in pista, oppure diciamo, le dinamiche o comunque le complessità sono simili? Sono uguali, Se, cioè, nelle gare. almeno cambiano, diciamo così. Dei parametri, diciamo così, magari in pista posso privilegiare qualcosa, in salita qualcos'altro, il differenziale, la taratura dei differenziali, i rapporti, taratura ammortizzatori, però la difficoltà è esattamente la stessa. Chiedono insistentemente quanto pesi la furore. 700 e 705, 708, insomma, meno di 710. Sì, insomma, tra 700 e 710, insomma. 710, poi insomma. Insomma, con 500 cavalli, parliamo di un rapporto peso-potenza interessante, fatto salvo ovviamente il peso del pilota e dei liquidi. Vabbè, però insomma, alla fine più si avvicina più a un prototipo che a una GT. Infatti, io ho chiesto delle gomme dei prototipi. Quelli di Michelin e poi non ce l'hanno più date. Il target è stato raggiunto? Il target di peso? Il progetto in generale. Ah sì, adesso bisogna affinare la prestazione, perché poi, sa, in salita uno fa 10 gare, 10 gare all'anno, poi magari una volta capita un guaio, un'altra volta un altro. Ripeto, abbiamo fatto la macchina in 7 mesi, se ogni tanto c'è qualcosa che va storto, non c'è manco da arrabbiarsi perché non si è avuto il tempo materiale di utilizzare Certo. a fondo e per bene tutto, per cui poi alla fine i chilometri se ne fanno pochi. E allora alla È fine. vero. Lei ci ha riferito in anteprima qualche tempo fa di un intervento suppletivo per aumentare la rigidezza flesso-torsionale e retrotreno della vettura. Sì. Probabilmente anche quella non applicazione precedente fu figlia anche della ricerca del contenimento del peso. Sì, ho fatto uno
diciamo così, una scommessa con me stesso, sperando di vincerla. Però sotto sotto sapevo che l'avrei persa, però ci ho voluto provare lo stesso. Per cui avevo già predisposto comunque la macchina, sarebbe stato molto molto semplice, veloce, Un facile. inserto scatolato, è Sì, giusto? abbiamo aggiunto dei tubi, dei rinforzi, ma diciamo era mentre progettavo la macchina e la disegnavo, cercando di mantenere, diciamo così, questo peso al di sotto dei, diciamo, al target dei 700 kg. Cercando di togliere quei 4-5 kg di quei tubi, però sapevo anche che era rischioso, per cui quando l'ho disegnata, ho fatto in modo che sarebbe stato, diciamo, non dico immediato, ma veramente molto veloce intervenire. E infatti così è stato poi. Beh, un vuoto evidentemente, sebbene sofisticato, dovrebbe pesare qualcosina in più rispetto a un 4L, che però ha i due turbo da ospitare, ha un pacco radiante più importante, ha delle necessità fluidodinamiche. Quindi poi forse le complessità si pareggiano un poco No, sicuramente è molto più complesso il motore turbo, perché c'è il motore, ok, più leggero. come Poi devo peso. mettere turbine, poi devo mettere il gruppo turbocompressore, che deve essere chiaramente coibentato, deve scambiare calore con l'esterno, perché altrimenti perdo l'efficienza termodinamica. Certo. Dopodiché devo mettere uno scambiatore aria-aria per raffreddare l'aria che viene compressa, se non che devo fargli una presa d'aria e un ingresso e un'uscita d'aria, con una perdita comunque aerodinamica, perché facendo passare l'aria attraverso il radiatore comunque ho un freno. E in Certo. più metterlo a punto non è banale, perché entrano tanti fattori, per cui alla fine peso siamo là, eh. Infatti, quello che sospettavo, insomma, lei me lo Poi conferma. magari peserà 7-8 kg di meno, però A fronte di tante sempre con complessità in meno. l'aspirato, insomma, una volta che hai dato corrente, riporti un po' di benzina, è finito. Esatto. E lei ha la straordinaria capacità di far sembrare semplici le cose che in realtà semplici non sono, perché insomma riesce a sintetizzare con delle frasi quasi che ognuno di noi possa domani sintetizzare con cose pratiche, insomma, quello che lei dice. Quindi questa è una bella dote, perché agli ingegneri spesso è rimproverato il fatto che non sappiano essere molto prossimi nel Ma se linguaggio. vuole posso anche parlare, diciamo, un po' più, diciamo, tecnicamente. No, a me invece è straordinaria questa capacità che ha lei invece di tradurre con un linguaggio più prossimo a tutti queste sue conoscenze. Il dato di base della potenza della furore si attestava intorno ai 440 hp, adesso siamo All'inizio sì, perché avevamo montato il motore di forma 3000. Ho preso un motore in Formula 3000 montato 440, 450 più o meno, insomma, i insomma, cavalli. l'esecuzione stock più o meno, come Sì, gli però cilindri da di parte vuoto, c'era ecco. bisogno di avere tutti quei cavalli, perché fai una macchina in 6 mesi, in 7 mesi, non hai neanche il tempo di andare a pensare a altre cose. Infatti abbiamo fatto bene, perché non c'era stato il tempo di pensare al motore quando c'era, ecco, la macchina che rifletteva, il cuscinetto delle ruote che si allentava, che riflettevano. E qualche altra cosettina, il volano che non andava bene, queste cose qui, quindi alla fine perdi tempo, e anche se hai un motore che ha 50 cavalli in più, non sai che fare. Beh, lei sì, Una volta messo a prego. posto, diciamo, questi errori, questi peccati di gioventù, allora abbiamo fatto un primo step evolutivo sempre con Jad, e siamo arrivati a 4,80, 4,85, una cosa del genere. E poi è cominciato anche a andare meglio la macchina. Marco ha preso in mano la macchina, che anche, insomma, anche Marco ha avuto i suoi, da scendere da una vettura che pesava 1000 kg, salire su una macchina che pesa 700 ed è molto più bassa, anche lui ha dovuto prendere quattro misure, quindi insomma non è immediata. E quindi il primo 6 mesi, 7 mesi sono serviti a rodare macchine, ingegnere, pilota, gomme, squadra, perché non c'era una squadra. Abbiamo dovuto prendere delle persone e insegnargli a fare le macchine, insomma, quindi non è stata fatta la macchina, è stata fatta una squadretta piccolina, però agguerrita e funzionale. Quindi, e poi alla fine ancora un ultimo lancio, sempre di evoluzione, siamo andati oltre 500 cavalli.
La vecchia rimbalza va a corroborare il concetto, sintetizzare con semplicità, rendendo comprensibile a tutti il linguaggio tecnico, è sempre stata una grande caratteristica dell'ingegnere Angiulli e assicuro che è una cosa da pochi. Quindi, insomma, Grazie. il buon Antonino e Giovanni Arosio, entrambi due artisti doc, vanno a potenziare quanto io ho proposto poco fa. Lei prima ha fatto una considerazione tecnica importante, no? Parlava appunto del fatto che una vettura sia la somma, anche il prodotto, delle varie rigidità, delle varie risposte elastiche di tutti i componenti che la vanno a insomma comporre. Ecco, scusate il gioco di parole. Il fatto che il motore vuoto fosse portante nelle vetture in cui era utilizzato, diciamo, tra virgolette, tranquillizzata, nel senso che ha potuto delegare anche una parte della rigidità al gruppo propulsore? Certo, infatti la macchina era nata così. Chi è che non mi ha dato, che non mi è stato d'aiuto è stato il telaio della 4C, che poveretta non è nata per fare il telaio portante. Io l'ho rinforzato, ho fatto delle operazioni, ma non sono state sufficienti. È stata incrementata notevolmente perché gli attacchi del motore sul telaio della 4C è molto, cioè sto nella parete dei sedili, del parafiamma, per cui ho Sì. fatto degli inserti, dei rinforzi generosi, però insomma, attaccare tutta la macchina dietro, ci ho provato e non ci sono riuscito. Allora, Stefano D'Angiolella riporta il pensiero di Marco Gramenzi che in ossequio alla sua idiosincrasia verso la tecnologia non interagisce con noi direttamente perché lui non c'è neanche WhatsApp. Io ogni volta devo sudare 19 Quello è camicie per per sé, contattare. quello è per Esatto. quello è per Allora, Marco Gramenzi mi chiede di scrivere questo. Ringrazio l'ingegnere Angiulli per la sua eccezionale professionalità, per la preparazione, per l'onestà intellettuale, l'umanità e la simpatia. È difficile trovare in una sola persona tutte queste qualità. Insomma, appunto io l'ho rimproverato in partenza, ingegnere. Lei mi dice facciamo la trasmissione oggi che domani c'è la Coppa Italia. Io mi ero illuso che lei fosse juventino e invece lei tifa Napoli. No, non dico Napoli, dico Mannaggia. Sud. Tifo Sud. Ora i nostri ascoltatori mi odieranno. Beh, scherziamo ovviamente. E dicevamo, come Downforce, la Furore, quanto è cresciuta e che valore esprime adesso nella configurazione media, diciamo? Non lo so quantificare, però gli dico i valori precisi fra un mese. Diciamo che lo sa, però me lo vuole No, dire no, fra un no, non lo mese. so, davvero non lo so perché non abbiamo mai fatto dei calcoli precisi e invece fra un mese le dico di preciso quanto c'ha. Perfetto, insomma, mi viene da pensare che abbiate già studiato delle varie soluzioni, A insomma. parte le soluzioni, abbiamo studiato un sistema, abbiamo fatto un impianto elettronico con dei sensori che ci permettono di misurare il carico aerodinamico. Lo sviluppo. Il carico aerodinamico, anche la ripartizione di carico, quando ce n'è davanti, quando ce n'è dietro. E cerchiamo anche di risalire al CX della macchina, se siamo bravi. Rispetto al dato di partenza, al dato medio, è stato più importante nella Furore il progresso derivante dal fine tuning, cioè dai piccoli sviluppi che insieme hanno dato uno sviluppo importante, oppure c'è stata qualche macro area che ha determinato un salto nelle prestazioni decisivo? Allora, qua apriamo diciamo un capitolo a parte. Diciamo, ci sono dei macro problemi, chiamiamo così, delle macro aree che possono dare un vantaggio e un incremento di prestazione. Diciamo, come dicono gli inglesi, un jump decisivo. Sì, cioè, un jump, diciamo così. Però, e questo non è da sottovalutare, dei piccoli aggiustaggi di assetto, di messa a punto, queste cose, di per sé magari sono pochi, hanno una valenza tecnica non eccessiva, però siccome c'è una persona che guida, se quella piccola messa a punto gli consente di avere più fini, il resto ce lo mette il pilota. Per cui alla fine, se io guadagno qualcosa di puramente tecnico, io posso guadagnare qualcosa di altrettanto importante, anche con dei piccoli affinamenti, perché
metto in condizioni la vettura, o meglio, metto in condizioni il pilota di guidare una vettura che è più, diciamo così, reattiva alle correzioni, al modo di guidare. Quindi questo lo si vede esattamente quando si va in pista, quando piove, no? Quando piove i tempi si alzano ovviamente, per cui poi magari viene dentro, c'ha qualunque cosa, gli dai un buco d'ala, due buchi d'ala, 2 gradi, 3 gradi di ala, o gli stacchi la barra di rollio, va fuori e tira via 5 secondi. Ora non è l'ala o la barra che tira via 5 secondi, è il pilota che si sente la macchina Certo, molto più a certo. terra e allora un Capitalizza. secondo è di regolazione, 4 secondi ce li mette lui. Capitalizza, certo, perché cresce la sua sintonia con la vettura. Intanto Esatto. arrivano i saluti da Sebastiano Castellano, proprietario dell'Osella ex Merli, insomma l'ultima del buon Christian che stava lavorando in officina e che non si diceva sicuro di poterci seguire, sperava di poterlo fare, insomma è al lavoro per correre nella prossima tappa europea, perché purtroppo in Europa sanno già che si corre, in Italia invece stiamo a farci un po' di mazurche, purtroppo non per colpa degli organizzatori o dell'ACI, Ma noi Alessio Canonico. Come? abbiamo avuto tanti morti rispetto a quelli dall'estero, Sì, da noi però ci sono delle situazioni un po' difficili da decifrare perché assembramenti, feste, convention e eh? quant'altro, insomma. Anche questo è vero, però diciamo essere Sì. cauti. Allora, Alessio Canonico, buonasera a tutti, team principal in quota HC Racing, lei conoscerà di sicuro. Abbiamo visto spesso dialogare con il buon Alessio, che insomma ha aperto un proprio team quest'anno. Vito, Chico Postiglione, grande Peppe, Ciao insomma. Vito Postiglione, parliamo di un pilota decisamente Vito. veloce. Decisamente veloce il nostro Vito Postiglione, che salutiamo con grande affetto e con grande stima. E dicevamo, ingegnere, e quindi tanti piccoli miglioramenti che hanno poi alzato la quota complessiva della vettura, uniti a dei macro interventi. E le faccio una domanda che mi hanno rimbalzato in quantità industriale. I nostri appassionati, cosa si può fare per stare davanti alla barra 9? Cos'è la barra 9? Ah, la X19. L'Y9. Lavorare, lavorare, lavorare. Pedalare, 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 sudare, sudare, sudare. Che insomma, a fronte di un 70-80 kg più presunti, c'è anche un po' di potenza in più. Quindi insomma la quota tecnica aerodinamica c'è tutta per affacciarsi e fare gli abbaglianti. Ah, ripeto, quella ora non ho ben chiara la storia di quella macchina e da quanto tempo i tecnici ci lavorano e da quanto tempo Dondi la guida. Però credo che Da tanto, da tanto. sicuramente molto di più di quanto non stia facendo Marco. Per cui, secondo me, quando dicevo prima che uno mette a punto una piccola cosa e il pilota gli dà il resto, è perché uno ha feeling con la macchina. Chiaro che bisogna avere il feeling con la macchina e il feeling con la macchina ce l'hai solo se la guidi. Più la guidi, e meglio è. Ha fatto una considerazione assolutamente condivisibile. Il buon Marco si doleva del fatto che nel 2019, l'ultimo CVM fatto, si siano perse delle occasioni spesso per dei piccoli inconvenienti. Insomma, certe volte veramente dice: abbiamo sciupato nei weekend per nulla. Quando la macchina me la sentivo meglio in mano, quando la macchina era cresciuta tanto, quando la macchina poteva fare grandi cose. Insomma, resta un po' di rammarico per un 2019 che avrebbe potuto dare di più. Sì, sicuramente uno può sempre vincere, però poi alla fine, se uno si guarda indietro, dice 2018 cosa ho fatto? Ho fatto questo, 2019 ho vinto già delle gare, siamo stati sempre, diciamo, mi sparso di aver fatto un salto avanti, insomma, e quindi è chiaro che poi, dicevo prima, abbiamo fatto la macchina in fretta, abbiamo costruito anche un piccolo team. Per cui se qualcosa va storto, non si può, cioè prima non c'era nulla. Beh, sì, assolutamente sì. Adesso l'elettronica, cioè parti da una 155, no? Dove ci hanno lavorato per 5-6 anni centinaia di ingegneri, l'hanno guidata i migliori piloti del mondo. È chiaro che quando arriva in mano è sviluppata, bella, precisa e pronta.
Se invece devi metterci tu a fare questo lavoro, cosa che ho detto a Marco, guarda che all'inizio non sarà facile, perché è vero che insomma uno può essere esperto, può essere tutto quello che vogliamo, però alla fine bisogna metterla a punto sta macchina, e non è immediato, perché a 155 c'è un percorso, certo. È chiaro, anche quando prendi, che so, uno compra la GT3 Ferrari piuttosto BMW, piuttosto Lamborghini, quello che è, vai in pista, vai in salita, mette le gomme, giusto quattro cosette, nel giro di 2-3 gare a posto, ma quella macchina lì ha fatto centinaia di migliaia di chilometri e quindi non ha più quelle piccolezze che, ne so, si stacca il filo della corrente, si stacca il connettore, sì, oppure quelle stupidaggini che fanno parte del, perché succedevano del dico, training, certo, me, succedevano pure all'Alfa Romeo quelle cose lì, non è che non succedevano, solo che sì, lo facevi, c'era un meeting, si ma succedono tuttora anche in Maserati, per dire, insomma, ecco. Beh, Antonino Lavecchia, un mio sogno ad oggi realizzato è quello di correre con un'auto progettata, realizzata e gestita dall'ingegnere Angiulli. Alessandro Cordasco chiede due parole sulla Maserati GT3. Intanto irrompe come un bulldozer Manuel Dondi. Credo che debbano solo avere la costanza di lavorare su quel progetto che è ancora molto nuovo, il livello tecnico di quella vettura è altissimo, ma ci vuole un po' di pazienza. Ecco. Insomma, me lo immagino davanti che lo dice con quel bolognese fino, grande Manuel, ci vediamo presto. Penso che sia condivisibile, insomma. Insomma, Cordasco, Alessandro Cordasco chiede due parole sulla Maserati GT3. Allora, progetto dopo il Superstars, che abbiamo vinto nel 2011 con Bertolini e con Pierguidi, Guido Bonfiglio mi chiede di fare una macchina GT3 sull'onda dell'operazione che aveva fatto Kessel con il Ferrari 430. Quindi siamo partiti dalla base della Maserati Gran Turismo, che nel frattempo faceva il trofeo Maserati, e da quella base lì abbiamo, in origine doveva essere un progetto, diciamo così, un po' in sordina, doveva essere omologato solo per le gare nazionali, volevamo fare un'omologazione con il GT Open e basta. Poi, come si vede sempre, l'appetito viene mangiando, e insomma la macchina è anche bella, e alla fine Bonfiglio, il signor Bonfiglio, il padrone di Swiss Team, decise di fare omologazione FIA. Nel frattempo le cose nel GT3 erano cambiate, perché nel 2010 era finito il campionato del mondo GT1, nel 2011 si era corso con i GT3 come nel mondiale, quindi diciamo le GT3 avevano assunto la valenza di campionato del mondo, e tutte le case costruttrici, Ferrari, BMW, Porsche, Aston Martin, McLaren, Mercedes, avevano fatto un prodotto proprio, mentre prima i prodotti erano fatti dai preparatori. Kessel faceva 430, che derivava dal 430 Challenge, Alpine faceva la BMW e qualcun altro faceva le Aston, le Lamborghini le faceva Reuters, per cui erano preparatori che si erano messi a fare questa roba qua. Quando Swiss Team è entrato a fare questo, è semplicemente il momento sbagliato, perché ci siamo trovati alla concorrenza delle case, e quindi alla fine abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. La macchina comunque ha vinto una gara, la seconda e terza gara all'esordio a Vallelunga con Pierguidi, in una gara di campionato che faceva Flammini, adesso mi ricordo, e andava anche bene. Però chiaro, quando ti scontri con i colossi, noi eravamo io, Beccio, il motore lo faceva Carlo Facetti e tanti dei bravissimi meccanici con i quali l'elettronica faceva Patrick Galasso, insomma eravamo 4-5 di tecnici, di teste pensanti, mentre dall'altra parte c'erano 4-500. Non le chiederò qual è la pista più bella su cui hai lavorato, ma quella più difficile. Per la messa a punto della macchina, dice? Sì. Bah. Non lo so, che non lo so.
Sono riuscito a mettere in difficoltà l'ingegnere Angiulli, incredibile. Indeciso se Nürburgring, che vende quella di Nordschleife, è lungo, però alla fine... L'inferno verde, insomma. Da quello... Ma difficile... Un po' inusuale, diciamo, ecco, ci vai poche volte, quindi non hai riferimenti... Ma insomma, per andare forte, forte, forte nell'inferno verde, secondo me deve mancarti qualche venerdì nel cervello. Lei è d'accordo con questa mia tesi? Non lo so, io ho fatto un paio di giri con Barthes nel Dodge Life a fianco e non lo farò mai più. Su che vettura? Una 155 diesel. Veramente? Sì, nel 95. 155 diesel. Sì, la 155 turbo diesel aveva il 2005 turbo diesel. Sì, nel 95 era. Eravamo a correre a Nürburgring nel circuito del Gran Premio e allora siamo andati a fare due giri a Nordschleife. Due giri da immagino detonanti, insomma, mamma mia, con la cintura sempre in trazione. No, ma a parte quello, perché poi si viaggiano pulmini, autobus, macchine grandi, macchine piccole, le moto, ti trovi una moto così davanti senza che te l'aspetti. Quindi, sì, insomma, c'è un'eterogeneità incredibile. Mamma mia. A proposito di guidare auto da corsa, lei ha mai pilotato una vettura che ha progettato? No. Ma si è sottratto oppure non gli è mai stato proposto? Non sono mica matto io. Perché? Che automobilista è? Lei è prudente? Sì, abbastanza. Sì. Un po' scavezzacollo da giovane, ma adesso no. Adesso insomma il facevo candore... Facevo l'indicatore quando ero ragazzo. Ah, quindi insomma non conosceva paura, anche perché delegava a un altro la propria pellaccia. Insomma, quindi non è una cosa da poco. Se possibile ci vuole ancora più coraggio che essere piloti. Coscienza più che coraggio. Vero, un pilota che le ha sempre restituito una grande... insomma, piacevolezza, insomma, che le piaceva vedere o con cui avrebbe voluto lavorare negli Allora, anni. piloti, con molti piloti ho sempre avuto un bel rapporto, anche di amicizia, forse, insomma, o perlomeno Di cordialità. ma tanti, ancora, insomma, spesso mi sento, queste cose qua. Con chi avrei voluto lavorare è Vito Postiglione, che ci sta ascoltando. Era quasi fatta un anno e poi non se ne è fatto nulla. Beh, insomma, dai, c'è ancora il tempo, dai, magari si può Sì, no, fare ma quella era qualcosa. proprio una congiunzione astrale particolare. A me è un pilota che piace molto, Vito, un Anche pilota a molto veloce. Un pilota veramente mi colpisce, ogni volta che lo vedo ho sempre una sensazione di essere davanti a un pilota particolarmente bravo. Ferrari 550 GT, punto interrogativo. Mamma mia, questo è cordasco, eh? Questi appassionati non si accontentano mai, sono Mamma mia, monellacci. Gli dai quattro dita e vogliono tutta la falange, mamma mia. insomma. Cos'era il 2000? 2000, 2001, 2002. E team Raffanelli, per il quale ho lavorato nel 98, 99 e 2000. Era un team ufficiale BMW. Abbiamo fatto poi l'America Le Mans Series con i prototipi, fatto Le Mans, e poi c'è stato un anno che hanno fatto un 550, io ero andato via per ragioni familiari, non potevo più andare in giro, e però poi nel 2002 mi chiama e mi dice: bisogna fare sta macchina, devi venire a lavorare da me, però gli sponsor non avevano, diciamo, ancora firmato, io avevo un altro contratto importante e quindi alla fine sono andato dall'altra parte. Però gli avevo promesso che gli avrei fatto la macchina comunque, anche se mi ricordo, cos'era, poco prima di Natale o poco dopo Natale, mi chiama: mi devi fare la macchina. Siamo partiti da una vecchia 550 e abbiamo rifatto installazione motore, sospensione anteriore, sospensione posteriore, aerodinamica sempre con Beccio, installazione cambio, e
più un po' di... Beh, la parte elettrica l'ha fatta Lorenzo Wolgemuth di PowerOn, il tutto in... Vabbè, lavoravo giorno e notte quando ero anche dall'altra parte, qualche weekend full time, tipo 20 ore al giorno a San Gimignano. E abbiamo fatto fuori questa macchina che ha fatto 2 anni a America Le Mansillies. E all'epoca c'era la macchina che aveva fatto ProDrive, poi c'era la macchina che aveva fatto Tim Raffanelli e la macchina che aveva fatto N Technology, che era il 575. Sì, di cui abbiamo parlato nello scorso appuntamento. Qualcuno ha fatto un test a Fiorano provando le 3 macchine. Puntini, puntini, puntini. Puntini, puntini? Puntini. Adesso il... quella macchina è in Australia. E il segno più dove l'hanno messo? Su quale? Quale più? Dico il segno più migliore, su quale delle 3 l'hanno messo? Non lo so chi l'hanno fatto, però sicuramente non andava male. Beh, insomma, è veramente difficile storcere qualche Niente, poi alla fine è andato, io trovai in Australia a fare una gara di 24 ore di Bathurst, trovai David Brabham, il figlio del mondo, che aveva guidato la ProDrive e che in Australia aveva guidato la macchina di Raffanelli, e mi disse che, a parte le gomme Michelin contro Pirelli, aveva trovato un'ottima macchina. E bene, un'altra bella avventura fatta di notte. A proposito di commisti, il rapporto con la Avon è proficuo per quanto riguarda la Furore, insomma. È nato in maniera fantastica. Dovevamo dare loro le informazioni circa i carichi aerodinamici che dovevamo andare a fare, che era previsto per febbraio-marzo, solo che poi Covid ci ha fermati e quindi sono fermati anche loro, per cui il tutto è rinviato di almeno 6 mesi. Abbiamo messo tutto nel freezer. Che dobbiamo fare? Non c'è alternativa. Ma se si corre al bondone ci sarà la Furore o no? Dobbiamo chiedere a Marco. Dovete chiedere a Marco. Chiedere a Marco. La risposta la sappiamo già. C'è il telefono, io non lo so se... io ci andrei a Trento, per l'amore del cielo. Luigi Fratecchi chiede il pilota con cui meglio si è trovato a lavorare, se c'è stato uno più degli altri. No, in particolare no, direi. Quando provi, diciamo che è molto facile lavorare con i piloti professionisti, quello sì. Hanno altri input, un altro database mentale? Hai un altro modo, cioè se tu sei un professionista e loro sono professionisti, si parla la stessa lingua. Se invece con il pilota gentleman è più difficile. È più difficile perché, primo, non fanno quello di mestiere e quindi chiaramente non hanno, diciamo, la sensibilità che ha uno che invece sta per 4 ore, 5 ore al giorno su una macchina da corsa. E in più hanno tante esperienze per i professionisti e quindi alla fine il dialogo è... si parla la stessa lingua, ecco. Sì, è tutto più facile e immediato. Più facile. Poi ci sono anche i professionisti che non vanno bene, però diciamo ce ne sono tanti molto bravi. La sensibilità che ha uno che... Beh, sicuramente sì, e qui rimbalzano considerazioni anche su Guido Postiglione da parte di Alessio Canonico. Dicevamo, Giuseppe Ghezzi chiede di fare una 4x4. Non l'ho mai fatta una 4x4. Quindi, insomma... Per far cosa? Per la salita? 4x4 è un'affermazione secca. Sarebbe interessante. Oh, beh, no, l'ho fatta 4x4, però qui a Torino alla MAT, che è una macchina che ha 4 motori, 4 cambi, 4 inverter, tutta elettrica. Giuseppe Ghezzi aggiunge: ingegnere, sei un mito. E poi c'è un tale Federico Angiulli che dice: papà, sei un grande. Mio figlio. Ciao Fede. Quanti anni ha Federico? Federico ha 15 anni, quasi 16. Quanti sono i figli? Tre figli. Tre. E qualcuno di loro, diciamo, ha ereditato la passione del papà? Federico un po' sulle macchine. È alfista. È alfista. Ma lei ha un Alfa, possiede anche un Alfa? No, io non posseggo macchine.
Ah, zero, quindi lei non partecipa al fatturato di alcun costruttore. No, partecipo al fatturato di chi fa i noleggi delle macchine. Ilaria Angiulli, ciao. Mia figlia. E qui, insomma, manca soltanto il terzo, Anche ecco. Carolina, vediamo se arriva. Yoka Gaming, buonasera a tutti. Perfetto, sì, mi dicono che la famiglia Giulli sia coesa e compatta davanti allo schermo. Insomma, Immagino. ingegnere, lei ha detto una cosa bella, ha detto sì, Francesco, mi piace l'idea di questa trasmissione, mi piace in sé e poi sarà un modo per rilassarmi, perché insomma sto lavorando come un matto. Andiamo a definire anche un po' in chiusura di questo nostro appuntamento, un'ora e mezza che è volata, Madonna. quella che è la sua attività nella MAT, insomma, dei prodotti di assoluto livello. Andiamo a tratteggiare un po' quello di cui si occupa Bah, attualmente. l'ultimo progetto nato è stata questa Aspark Hall, una supercar, una hypercar, anzi, hypercar, come si dice. Quindi in quota 1000 cavalli circa. 2000. No, sono quasi 2000. Sì, sono quattro motori elettrici. In totale sono 1880, una cosa del Ah, genere. il complessivo, insomma, delle power unit, Sono quattro insomma. motori elettrici, diciamo che è la batteria che determina la potenza erogata, perché poi alla fine il problema sono le batterie. È una macchina, un hypercar, che ha quattro motori, quattro diciamo, trasmissioni, quattro inverter. Quindi è quattro ruote indipendenti in tutti i sensi. Cioè, sia Come con... si fa a farle lavorare in sincro tutte Si ste? fa con un software che ci stiamo lavorando da un anno e 2 anni qua, un anno e mezzo, e pian piano si arriva, soltanto che è complesso. Perché poi Ma il la macchina è tutta elettrica, non c'è, quindi qualunque cosa ci saranno qualche... Secondo me qualche chilometro di cavi c'è lì dentro, una decina di chilometri di cavi c'è. Target produttivo qual è? Allora, abbiamo fatto un dimostratore, un prototipo e un muletto, e adesso stiamo facendo 5 ordine del cliente giapponese. Quindi insomma c'è comunque un quantitativo già prestabilito di esemplari da. Sì, è arrivato il primo telaio. È una vasca in carbonio lunga 3 metri e 30, è un pezzo intero. Tutto il telaio è un pezzo intero. Un monolite. È un monolite, sì. È arrivato settimana scorsa il primo dei 5. E poi questa Sì. base faremo una versione per fare il record dei 500 km all'ora sul lago Salato a Bonneville, in A Alessandria. Bonneville, sì, che è il teatro storico da una cinquantina Quest'anno non d'anni si di fa tutti i nulla record. perché quest'anno non penso si faccia nulla Sì. perché sono in lockdown anche Sì. loro, e quindi questo. Poi stiamo facendo le New Stratos, Sì. Su base 4,30. base 430. Quanti esemplari siete arrivati, Adesso siamo ingegnere? arrivati a 6 o 7. Sì. Praticamente E ci lì sono si. ancora un paio di progetti che stanno venendo su. Come, cioè, lì si parte da due basi che possono essere 430, tra virgolette, normale e lo scuderia, se male non ricordo. Sì. Poi si taglia la parte superiore della scocca, cosa si fa? Viene tagliato il tetto, viene segato il telaio all'altezza del parafiamma posteriore, si accorcia di 20 centimetri, Mi ricordavo bene si allora. risalda, si mette una sorta di una sorta, un bel roll bar importante, e poi la si riveste. Poi davanti altri interventi, cose varie. Prima di fare tutto facciamo una prova di rigidezza della vettura donor car, della vettura origine, e adesso su tutte quelle che abbiamo fatto abbiamo un incremento di rigidezza del 13-15% della New Stratos rispetto alla 430. Ma ci sono dei valori coerenti fra ogni autotelaio? Cioè, c'è Sì, una certa. lo scarto dipende molto dal chilometraggio, perché si parte da una vettura usata, per cui Quindi lo snervamento residuo del telaio. magari qualche bottarella, insomma. Per Ah, cui certo. alla fine, però, diciamo, non ci sono, cioè, non,
troverà il 10% al massimo fra una macchina e l'altra, ecco, non di più. Che è un, diciamo, una finestra ancora, voglio dire, ammissibile. La macchina ha 70-80 mila chilometri, anche di più. La migliore era una scuderia, una Ferrari scuderia, che aveva 33 mila chilometri, nuova. Beh, insomma, una macchina nuova. Sì, sì, nuovo, nuovo. Evidentemente anche utilizzata su una strada che magari... Sì. Certo. Non gli dava, non gli conferiva, come spesso succede al sud, tutti quei picchi, tutte quelle sollecitazioni. Va a fare, va a farsi i vari raduni, rimane nuova. Se invece certo. Ci va al Mugello, certo, cambia tutto. Alessio Canonico, quali accortezze per la vettura elettrica? Quali? Penso, immagini, soprattutto quante? Bisogna stare veramente molto attenti. Veramente molto molto attenti. Abbiamo ogni volta che si mette mano, bisogna fare delle procedure di sicurezza, accertarsi, c'è una checklist che viene scorsa. Gerarchia, penso, no? No, c'è una checklist, bisogna fare questo, l'hai fatto, sì, questo l'hai fatto, sì, questo l'hai fatto, si stacca quello, stacca quell'altro, bra, 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 bra. Si misurano le tensioni, si misura tutto quanto, e in più, quando c'è da staccare qualcosa di importante, si è sempre in due o in tre. Una persona con guanti, scarponi, maschera e tutto il resto, che poi ha una specie di giubbotto, e dietro c'è una persona che lo aggancia con un gancio, chiedo scusa per il pasticcio di parole, che se dovesse capitare qualcosa lo tira fuori. Quindi, insomma... Un sistema molto complesso. Si è dovuto anche... Beh, no, più che complesso... Perché anche noi, insomma, non è che facciamo macchine elettriche tutti i giorni, quindi prima si di... Si è dovuto mettere in discussione anche lei? Se messo a discussione, più che in discussione, mettersi a studiare, perché se si mette in discussione fai poco, se ti metti a studiare magari qualcosa ci capisci. Ma non è il peso il grande limite delle vetture elettriche adesso? Ma sì, in effetti è la batteria. Consideri che questa macchina che abbiamo fatto noi pesa 1830 kg, e di questi 570 è il pacco batterie. Beh, quindi una quota preponderante, diciamo che siamo a un terzo più o meno del valore complessivo. Sì, considerando anche i cavi, sì, perché di cavi ci sarà 100 kg di cavi elettrici. Mamma mia, certo. Beh, ultimissima considerazione, lei ha progettato la sport probabilmente più vincente di sempre, parliamo delle sfide in pendenza, sicuramente all'interno di tutte le versioni è stato il papà delle sport più vincenti di sempre nelle gare in salita, e ha cominciato a lavorare nell'elettrico più o meno quando c'è stata la grande sfida nella Pikes Peak. Ha mai dato chance a Simone di poter battere la vettura elettrica della VW, o in cuor suo sapeva già che quella vettura, per tutto quello che c'era dietro, avrebbe vinto a mani basse? In tutto il rispetto e l'ammirazione che ho per Simone, che non c'entra nulla, ovviamente, ci mancherebbe. Se le qualità di Simone le conosciamo. Se fosse andato Volkswagen con un mezzo non elettrico avrebbe vinto lo stesso. Come si fa a combattere una persona? Davide contro Golia, ma non è un Davide in miniatura, è il modellino del Davide contro il Golia. Cioè, non sono paragonabili le due cose. Non sono quindi paragonabili. Questo a valore del risultato che lui ha raggiunto. La norma che va contro qualcuno che ha vinto, non so, 7-8 Le Mans di fila, cioè non dovrei che... Cioè, prima di fare il gruppo Volkswagen è una potenza, perché tra l'altro no, esperienze di Le Mans tante con l'Audi, avevano fatto la Dakar tantissimo, non solo, hanno anche il travaso tecnologico, perché ma pare sì, che Gimiassi poi... gliel'abbia fatto la Man pure, di cui loro sono proprietari, quindi. Sì, ma dicevo prima, no? Abbiamo fatto la GT3 pensando di poter vendere magari 4, 5, 6 macchine, queste cose qua, no? Nel momento in cui siamo arrivati, chi c'era di concorrenza? Non c'era Kessler con la Ferrari, non c'era Reuter con la Lamborghini, c'era la Ferrari SPA, la BMW, la McLaren, la Mercedes. Partecipazione diretta. Forse, chi è che viene a prendersi la macchina Maserati di Swiss Team? Nessuno. Certo. Prego. Bene, allora noi
speriamo che lei voglia mantenere la promessa fattaci nei giorni scorsi di fare in compagnia di Tolenzo una bella puntata protesa al percorso tecnico con Losella. Insomma, vabbè, ma lì basta, diciamo, devo fare soltanto, diciamo, il tecnico, devo... il tecnico per Losella, coinvolgendo magari anche Sergio Beccio, coinvolgendo anche l'ingegner Beccio se ne ha voglia, ovviamente. Sì, questo magari qualche... saremmo straordinariamente contenti con l'aiuto del nostro Gianni Tomazzoni, che ha fatto un bel libro in materia. Sicuramente sì. ci sono gli ingredienti per fare una bella trasmissione. Intanto grazie di essere stati in grazie nostra a compagnia. Voi tutti, e mi sono divertito bene, ed è la cosa che ci dicono tutti. A titolo personale, spero di averle proposto delle idee, dei motivi di interesse validi anche dal punto di vista tecnico, e insomma la ringrazio ancora. Va bene, arrivederci. Una buona serata e grazie all'ingegnere Giuseppe Angiulli. A presto, buonasera.